Perché votarci? Votarci perché noi abbiamo presentato la migliore giunta, la migliore giunta perché è composta da Renzo Gianninoto e da Natascia Palermo, che sono persone che non devono dimostrare nulla, hanno già dimostrato in questi anni i loro servizi, la loro, quanto siano stati prodighi nei confronti della città. Il miglior programma perché è un programma realizzabile e in tutti i suoi aspetti indica i tempi, indica le risorse che non sono soltanto comunitarie, non è così facile intercettare le risorse comunitarie e soprattutto indica i tempi certi entro cui quei programmi saranno realizzati. Guardate che su questo ci teniamo particolarmente a rimarcare questi fattori, perché forse altri non accennano al fatto che quando si lanciano alcune iniziative lodevoli come il reddito di cittadinanza o recuperare delle zone come la biblioteca o recuperare le ferrovie dello Stato, a non avendo il comune risorse economiche, da un piccolo studio economico si è capito che dovremmo noi tassare con una tassa di scopo tutti i cittadini, tutti quei nuclei familiari che guadagnano più di 1300 euro per garantire queste cose. Quindi è facile fare delle promesse che sono esclusivamente populiste, ma poi vorrei vedere quanti di voi vorrebbero sopportare il costo sociale che alcune iniziative hanno. Secondo noi il 5 giugno ci sarà un referendum qua a Gran Michele, un referendum tra dei programmi fatti in franchising, tra dei programmi fatti con il copia e incolla e invece con chi invece il programma lo ha studiato, con chi ha studiato le politiche di cui necessita questa città, tra il libro dei sogni e i progetti concreti. In questo noi pensiamo di esserci impegnati e di lanciare un progetto concreto, è l'unico progetto concreto di sviluppo per questa comunità. Grazie. Puntare sullo sviluppo, perché votare Pippo Piccolo è perché non è più il tempo della protesta, non è più il tempo della simpatia, questa volta è il tempo del voto credibile, del voto utile, del voto che serve alla città. Noi abbiamo dato un programma, per fare il programma ci siamo dati una strategia. La strategia è quella che non ho sentito fino ad ora. Noi la strategia ve l'abbiamo proposta, è una strategia che comprende A, promesse zero, impegni tanti. Nessuna promessa, signori miei, ci stiamo solo impegnando e più di tutti mi sto impegnando io. Palazzo di Legno significa trasparenza, venite alla città, venite nel comune e partecipate e saprete e conoscerete. Gestione assembleare, gestione del sindaco con la giunta, col consiglio comunale, chi? Tutti i consiglieri comunali, quelli di maggioranza e quelli di opposizione, che saranno controllati, che saranno, come dire, vigilati anche dalla città, anche dai cittadini attraverso gli strumenti che dopo adotteremo. Votare Piccolo perché? Perché sui trasporti ha una politica, votare Piccolo perché? Perché sui servizi sociali ha una politica, per votare Piccolo perché? Sulla sanità ha una politica, sulla domiciliarizzazione dei servizi ha una politica. Votare Piccolo perché noi pensiamo che sulla cultura ha una politica chiara e grande, ha il palazzo della cultura in mente, perché senza cultura, signori miei, non c'è agricoltura, non c'è sviluppo, non c'è lavoro, non c'è impresa, non c'è nulla. Puntare Piccolo significa puntare sull'innovazione, e se mi è consentito, anche sull'esperienza. L'esperienza che garantisce il mio trascorso. Vabbè, siamo nella parte finale, quindi delle autopromozioni. Chi è più bello, tutto è più bello. Mio nonno mi diceva che chi si vota si imbrona. Giusto, lasciamo il giudizio ai cittadini con un'analisi ragionata, perché credo come quest'anno sei candidati, veramente sulla togliendo gli altri, diciamo, sufficiente diretto, comunque sia vada a finire la pena per Gran Michele, ecco. Cosa propongo? Io propongo tutta la mia esperienza in tema di
sana e corretta amministrazione, signora. Mi sono occupato di sana e corretta amministrazione in tutti questi anni. In tutti questi anni ho avuto la possibilità di studiare da vicino e calare i processi di innovazione dell'economia digitale. E quindi Gran Michele vivere come una finestra nel villaggio globale attraverso un portale digitale che aggregui tutte le forme presenti sul territorio. L'aspetto dell'agricoltura, l'aspetto dei servizi, l'aspetto artigianale, l'aspetto commerciale, l'aspetto di tutte quelle persone che hanno capacità inespresse, soffocate, che grazie a un portale dove il comune è il garante del principio di legalità, non di provvigione, ma un principio di legalità, perché deve garantire coloro che si connettono al portale per dargli questo senso. Io parlo di innovazione, parlo di tutti gli aspetti che ancora per Michele non riusciamo a vivere. Il mondo va veloce, il mondo cambia e il progresso si verifica nella misura in cui noi vogliamo cambiare. Non ci saranno né contenitori, né leggi, né programmi. Tutto sta nella nostra capacità di rinnovarci. Cambiare è difficile, ci mi rendo conto, costa sacrifici, ma fermarsi significa morire. E comunque sia, come vada, dicevo, ma tanti auguri per Gran Michele, perché il mio paese lo merita e lo merita, gli auguri per tutto bene. Grazie. Perché votare Purpura? Meglio Purpura. L'ha suggerito l'avvocato Pippa. Ma io credo che innanzitutto occorre vedere il progetto e in questo senso secondo me i progetti, davvero non scherzo in questo caso, sono molto molto simili, perché Gran Michele la conosciamo tutti, chi più chi meno, e bene o male insomma sappiamo quello di cui ha bisogno Gran Michele. E però poi il problema, o meglio, poi si va oltre il progetto e quindi bisogna vedere la persona che deve interpretare quel progetto. Noi lo abbiamo fatto credendoci, lo abbiamo fatto con un gruppo di lavoro e lo abbiamo sviluppato. Ci siamo resi conto che molte problematiche in effetti sono state sempre trascurate dalla comunità che ci ha amministrato fino adesso, perché io oggi ho sentito molti proclami, molte bellissime inviti a cercare di cambiare rotta, e però questi programmi in buona parte, se non quasi nell'85%, provengono da quella classe dirigente che fino ad ora ha governato questo paese. E quindi perché farli oggi questi proclami? Perché non li hanno fatti prima queste? Cioè, io cosa mi devo aspettare da cittadino quando quando non ho mai governato, non ho mai amministrato questo posto, questo luogo, lo hanno amministrato gli altri, che oggi ci vengono a dire che sono in grado di poter fare tante altre bellissime cose, ma che non hanno mai fatto prima. Quindi io ritengo che di vivere qua, vivo e conosco tutti gli spazi di questo paese, e vivo questa città in senso positivo e in senso negativo, anche con le cose negative, perché faccio il professionista, mi occupo appunto di problematiche legate al mio lavoro e ho a che fare con veramente molte persone che vivono dei disagi, gente insomma meno fortunata di noi, e quindi penso che secondo me occorre veramente un cambio di rotta, come un cambio di rotta, e soprattutto come un rinnovamento generale. Io mi auguro soltanto che veramente che questi ragazzi che sono nelle altre liste facciano tutto per, cioè si rendano conto in realtà che devono fare di più per essere eletti, però purtroppo forse non ce la potranno fare, perché loro sono il riempilista e il loro ruolo è relegato soltanto a fare questo. Il mio timore è che risaliranno sempre i soliti, e poi ovviamente come sindaco, e poi questa è la battuta, e poi insomma ce ne avrò in consiglio, ma questo non mi spaventa, perché io sono uno che ha dialogato sempre con tutti fortunatamente, quindi grazie.
Allora, pensavate che sfuggivate al mio motto. Votare Nino Malù perché l'abbiamo detto nel motto: coraggio, coerenza e competenza. Il coraggio di esserci e non far decidere gli altri per il nostro futuro. La coerenza delle nostre idee e la competenza al servizio della comunità. Queste tre parole io le voglio esprimere con due citazioni di due uomini che sono stati il mio faro ideologicamente e umanamente. Uno è personale, che se potrebbe essere quello di Ezra Pound, che dice che un uomo se non lotta per le sue idee o non valgono le sue idee o non vale il suo uomo. E io e i componenti di Gran Michele Città Ideale crediamo nelle nostre idee, e se domani ci date la fiducia per governare, vi assicuriamo che daremo il massimo perché le nostre idee che abbiamo messo sul programma li porteremo avanti. L'altro è dal punto di vista umano, che è Paolo Borsellino. Paolo Borsellino, e questo è rivolto a voi perché noi abbiamo fiducia in voi, Paolo Borsellino ci ha detto una cosa molto bella, una bella citazione, che dice che le rivoluzioni si fanno nella piazza con il popolo, ma il cambiamento si fa nelle urne con la penna. Lo ribadisco, perché Cantoriere ha rappresentato l'innovazione in questa città per tanti anni, e ancora oggi rappresenta l'innovazione, perché Cantoriere vuole applicare il programma che ha fatto oggi, che è in continuazione col programma che aveva fatto ieri e che è stato interrotto inopinatamente, come ho detto appunto all'inizio. Questa è la mia posizione, e perché la capacità di innovare effettivamente è molto forte. Se voi leggete anche il nostro programma che abbiamo presentato alla città, che stiamo presentando ora anche ulteriormente alla città, questa è la motivazione per cui penso che la storia incida nella mia riproposta di candidatura. La storia incida, la conoscenza che avete di me credo che sia importante in questa riproposizione di candidatura, perché di Salvatore Cantoriere credo che conoscete molte cose, conoscete vizi e virtù, e sapete esattamente come si comporta con la gente. Il resto non lo so, lo lascio a voi, alla vostra capacità di pensare, alla vostra capacità di riflettere sulle cose, su questa scelta che va fatta in questa occasione. Penso che sarà una scelta oculata e giusta, penso che sarà una scelta che darà a questa città finalmente un'amministrazione capace di operare. Io penso che se finalmente sarò in condizione di poter operare veramente per questa città e non interrotto, come mi è stato anche oggi, qualcuno mi ha detto non ti hanno lasciato lavorare. Bene, se questa possibilità ci sarà, io ritornerò a lavorare per Gran Michele e, come sempre, lavorerò per lo sviluppo di questa città, perché Gran Michele diventi un'altra cosa. Bene.